Mi rendo conto della follia che avevo in mente, cioè andare su in giornata. E dicevo, la prima volta che un essere umano poggia la mano qui, è un'emozione. So che sono arrivati, sono stesi sulla selletta lì che tu conosci. Io ho fatto il primo tiro e un pezzo del dietro fino al traverso, poi siamo tornati giù, ma oggi bivaccherei lì, madonna, che avevamo l'entusiasmo. L'entusiasmo ti crea una chimica che ti va bene tutto. Il campanile che è stata una delle prime cime, diciamo, di un certo livello alpinistico, perché avevo fatto il Durano a 13 anni, ma non era il verticale. L'idea iniziale era di lasciare una traccia sul campanile, quindi l'idea iniziale era pura vanità. Gloria, diciamocelo. Allora con un vecchio alpinista, un grande alpinista, Claudio Carratù, che adesso è del 35, non ha più l'età, ma se lo chiamavo alle 3 di notte, direi che andiamo a fare una via nuova, lui partiva. Sei contento di andare a scalare questo bel campanile, Matteo? Boh, ne vedevo l'ora, guarda che bella. La via Corona Carratù Giordani, aperta all'inizio degli anni 90, forse nel 1990 proprio, sulla parete ovest del campanile, che ci hanno detto essere molto bella. Andiamo a vedere se è vero. Tra la Ulian Scaramuzza e la Casara ci potrebbe stare, se tu mato, io ormai mi ero messo in testa. E col binocolo, perché i veri alpinisti prima vanno col binocolo, avevo visto che su così, anguillandoci dentro, si poteva passare, insomma. Vai, vecchio. Ora. Andiamo. Chiamato Carratù e poi mancava un terzo perché ho detto se succede qualcosa e ho chiamato Giuseppe Giordani. Dovrebbe essere difficile qua adesso. 30 metri? Bene, zio. E siamo andati e non mi pareva vero di poter, siamo riusciti a salire e poi questo tetto che era il punto più, ho messo un chiodo sotto e poi su.
Siamo partiti e pian pianino, difficile perché senza speed, che non li ho mai usati su una via in montagna e non li userò mai, anche se adesso le soste, no, perché adesso che ho guadagnato qualche lira un po' di gloria cadere giù perché cede una sosta, quindi le soste le metterei a speed. Poi a un certo punto non riuscivo più a passare, allora ho detto bisogna andare a sinistra, c'è quel traverso. Poi su ancora e poi ero finito nel nulla. Ho detto aspetta che guardo qui dietro, c'è una colonnina, se mi ricordo, sì, a destra. Esatto. Paf, lì, e siamo andati in cima, ma una gioia. Insomma, strapiomba. È fisica la raccolta? È fisica, eh? sì, ma allora mi tenevo. Mi ricordo su quel pilastrino ho messo un chiodo a lama casin nero, deve essere ancora lì. Sì. Ecco. Anche se mi sono divertito, però dopo un po'. Via! Proprio un vione, no? Molto molto bella. Ciao Matteo. Ale. Oh, che scalata. Com'è Ale? Ma è? Continuare verticalmente quanto più fino alla compagnia della parete. In cima c'erano delle pietre per fare l'ometto e io le ho tolte e ho detto è la prima volta che dal
che dalla creazione di questa montagna, dell'umanità, qualcuno sposta quelle pietre. Forse ho sbagliato e l'ho tolte, erano per far sto metro erano 4-5, e il sole è caduto dentro in queste nicchie. Mi ho detto, è la prima volta che sento il sole. Guarda, io vivo anche di queste robe qui. Per me era l'idea, perché io ho una fede laica, la mia fede non cola dai candelabri pappaline, però ho una fede, e dicevo, anche la Guglia Cino, la prima volta che un essere umano poggia la mano, cazzo, è un'emozione. Perché l'arrampicata in sé, io ho cercato anche la difficoltà quando ero capace di gestirla, però a me interessava l'emozione, no? In visita al campanile con il progetto Dolomitica, opera d'arte a cielo aperto. Per quello ho fatto un sacco di vie nuove, perché sapevo che lì, ma non lì la vanità non c'entra più, l'idea di toccare là dove nessuno aveva mai toccato. Via bellissima. Vedi, questi lo qui scrivo, qui dormo, qui guardo la tele. Queste sono le brutte copie. Ehi! E poi c'è il reparto. Arrivo. Questo reparto, diciamo. Ah, allenamento. Sì, allenamento. Il reparto sportivo questo. Allenamento, guardaroba, integratori, questo è il caos. Parlavamo proprio oggi, dove si scende la corda doppia, ai tempi l'aveva fatta Tita Pia, era la prima corda doppia. C'ho il libro più lunga dell'epoca. No? Sì. 40 metri strapiombati. E quello che mi lascia sempre stupefatto è vedere quanto questi pionieri comunque avessero conoscenza, competenza geografica, quanto si muovessero e girassero, perché sono arrivati in angoli inesplorati dove facciamo fatica ad arrivare noi oggi. Oggi con macchine, internet. Noi siamo giù, ragazzi. Aneddoti, cioè, ce n'è proprio di belli sul campanile. Questa l'ho sentita Cimolai, un vecchio, io l'ho adottata nei miei libri, cioè se tu con una ragazza vai in giro il campanile siete sposati. Per divorziare dovete farlo l'inverso. Ah, ok, allora dobbiamo reinterpretarlo. L'ho fatto qualche volta, ma mi hanno lasciato loro senza fare il giro inverso. Però.